Non si dice per dire che senza memoria non c'è futuro, soprattutto oggi in tempi di grande fragilità sociale e economica nella pandemia. Anche le ideologie più distorte, anche i pregiudizi possono proiettare l'umanità in qualcosa che non è scampato per sempre. La Shoah, lo sterminio degli ebrei, Rimini lavora dal 1964 per ricordare e per rendere questa città libera. Il governo, il Ministero degli Interni ha voluto riconoscere questo grande lavoro di questa comunità riminese libera e aperta agli altri.